Agi? Starca, frutto dell'uomo. Frutto dell'uomo. Però mazza anche questo, dai. Polifinale. Anche di lei. Ok, dobbiamo cominciare. Dunque, intanto sono contento di trovarmi con i complottisti. Siamo paranoici, perché siamo visionari. Però stranamente le nostre visioni prendono forma, diventano reali. Allora mi commuovo quando per esempio crolla il governo Berlusconi e sento che chiedono per esempio un personaggio come la Russa che ne pensa del nuovo governo Monti e gli risponde espressione del Bilderberg, cioè all'improvviso questo Bilderberg da noi tanto decantato per anni, che era la nostra paranoia, la nostra visione, a un certo punto ne parlano anche loro, ok? Alla stessa maniera, insomma, parlano un po' delle nostre tematiche. Oggi vediamo Tremonti che va in giro a parlare di signore, un uomo che avrebbe potuto fare qualcosa oggi che non siete più ai posti alti del potere. Parla di signoraggio all'improvviso, parla di moneta debito, parla di banche centrali che prestano l'1% alle banche nostrane, commerciali, per poi insomma prestare a sua volta al popolo, eccetera, insomma le tematiche che trattiamo da sempre. Oggi assistiamo alla manipolazione del verbo, quindi la tematica finanziaria è semplice fondamentalmente, il problema è che la rendono complicata con un certo gergo, quindi bot, BTP, agenzie di rating, sto spreco. Mia nonna ha 90 anni sa che cosa è spreco, magari non lo sa tecnicamente, ma ha capito che hanno un problema che si chiama spreco. Comunque la cosa bella nello stare con voi è il fatto che oggi, dal mio punto di vista, chiunque qui è necessariamente una persona speciale. Oggi chiunque qui è qualcuno che ha voglia di fare, di combattere. Però staremmo anche noi a guardare partite di calcio, come dicevi prima tu, a fare parte nella vita. La cosa importante, quando ci dicono stai combattendo, sono troppo potenti, che pensi di fare? Lì, semplicemente, fagli sapere che anche loro hanno un nemico. Però sarebbe troppo comodo fare i porci come loro, senza avere neanche un nemico dall'altra parte della barricata. Ci siamo noi, siamo nemici del sistema, punto. Siamo purtroppo anche cittadini europei, e l'Europa, siamo i popoli d'Europa, perché siamo italiani, poi c'è la Grecia, poi c'è il Portogallo, sono i prossimi, insomma, che... e poi ormai le agenzie di rating declassano mezza Europa come nulla fosse, sì, la Spagna. Però hanno tirato sull'Islanda. Poi ne parliamo dell'Islanda, poi penso ne parla più Salvatore dell'Islanda, sì, sicuramente. Allora il discorso è questo qua, ragazzi, se siamo noi così poveri, va bene, chi sono i ricchi? Allora andiamo a guardarci i ricchi di Europa. Chi è che governa la dittatura bancaria europea? La Germania? La Francia? Noi siamo i poveri, loro sono i ricchi. Se sono i ricchi, perché hanno un debito pubblico? Spostiamoci oltre l'oceano. Vogliamo andare in America? L'America è la nazione più potente al mondo. L'America è l'imperialismo fatto Stato, insomma. E hanno un debito pubblico altissimo. Ad agosto hanno declassato per la prima volta le agenzie di rating Standard & Poor's l'America, che perde la tripla per la prima volta nella sua storia. Chi è il più grande creditore degli americani? È la Cina. I più grandi creditori americani sono i cinesi. Quindi i cinesi con questa mania di produrre sempre come formiche e di esportare in tutto il mondo i propri beni, dovrebbero essere ricchi del mondo, no? Nel 2010 la rivista Forbes ha sottratto il titolo di uomo più potente del mondo al presidente americano per affidarlo al presidente cinese. Quindi dovrebbero essere più ricchi, giusto? Hanno un debito pubblico altissimo. Quindi alla fine di questo giro di boa, com'è possibile che tra tanti poveri non ci sia un ricco che in qualche maniera stia traendo un beneficio dalla situazione? Se poi devi fare bene due punti, vedi che le uniche nazioni che hanno il debito pubblico un attimino più basso sono i regimi. Dove c'è un regime il debito pubblico è basso. La Libia è tra le nazioni con il debito pubblico più basso. Questa è la ragione per cui
stanno abbattendo i regimi per la globalizzazione, perché dove c'è un regime c'è un dittatore che non si sta attenendo alla politica finanziaria tanto europea quanto anglo-americana. E come li abbattono questi regimi fondamentalmente? Noi abbiamo assistito a degli eventi particolari che forse erano tessere di un puzzle che forse a suo tempo non siamo riusciti a mettere bene in ordine, ma di base, quando abbiamo visto per esempio George Bush Senior annunciare l'arrivo di un nuovo ordine mondiale, e questo parlo degli anni 90, abbiamo creduto, magari non noi, ma le masse hanno creduto che fosse un avvenimento a sé stante. Quando abbiamo assistito al crollo del muro di Berlino, abbiamo pensato a un atto di libertà. Quando abbiamo assistito al crollo della prima Repubblica Italiana, abbiamo creduto che fosse un problema giuridico, perché insomma c'era Tangentopoli, c'era Mani Pulite, c'era il signor Di Pietro, lo sceriffo Di Pietro che ha fatto Piazza Pulita. In realtà sono eventi connessi, nulla in politica avviene per caso, tutto estremamente connesso. Ogni cambiamento, anche odierno, si collega o si ricollegherà a qualcosa che è già successo o che succederà, ma ha sempre funzionato così, e questo è un fatto, è un dato di fatto. Il muro di Berlino crolla perché stiamo abbattendo le frontiere, stiamo aprendo i mercati. La prima Repubblica crolla per dare spazio ai nuovi gestori del mondo, quindi alla politica del berlusconismo, che infatti nasce in quegli anni, perché dietro questa manovra c'è chiaramente la loggia massonica P2, di cui per Berlusconi è il principale portavoce. E che cosa vuole la loggia massonica P2? Detto anche nel suo piano di nascita democratico, vuole mezzi di propaganda, vuole le televisioni, è ovvio, perché ogni regime, prima regola chiave di ogni regime al mondo è l'acquisizione del mezzo mediatico per la propaganda. Abbiamo visto anche con i fascisti, con Mussolini, regola numero uno, il mezzo mediatico, ci serve quello per convincere le masse che stiamo operando nel bene. Infatti Berlusconi è un chiaro esempio di questo. Di questa manovra. Ora cerchiamo di capire come hanno fatto a battere questi regimi, questo è importante, perché davvero è ridicolo pensare che la gente non riesca a comprendere la manovra, la meccanica che avviene sempre, sistematicamente. Com'è possibile non riusciamo a capire? Nel 2002 abbiamo visto Hugo Chavez che ha subito un colpo di Stato, un muro. Che cosa hanno fatto? Come hanno fatto ad accattivarsi l'opinione pubblica? Hanno sparato in mezzo alla folla, dicendo che erano stati gli uomini di Chavez. A quel punto l'opinione pubblica è motivata, anzi è demotivata verso Chavez, e quindi ti lascia il campo libero per fare le tue porcate. Poi per fortuna Chavez fu salvato dal suo stesso esercito, infatti lui stesso a dirlo, io ero in punto di morte, ma le mie persone, il mio esercito non vuole sottostare a questa politica. In Libia che cosa è successo? La Libia è un grande esempio di questo meccanismo. In Libia è successo che praticamente hanno personaggi come George Soros, assassini finanziari, speculatori, vanno lì. Che cosa hanno capito queste persone? Hanno capito che in base, in ogni sistema politico mondiale, laddove anche vigesse un sistema politico soddisfacente e apprezzato dalle masse di quel popolo, avrà sempre una fetta di popolazione che non è contenta. C'è sempre, nessuno è totalmente contento di quella cosa. George Soros si rivolge a quelle persone, va là e li trasforma in rivoluzione, li finanzia, li arma, li addestra. Abbiamo visto gente scalza con i calciatori, con cui comprare un po' di scalza e stai combattendo con un calciatore. A quel punto il governo potrebbe decidere di farsi da parte, ma non lo fa. Anche i servizi segreti, vedi un po', perché la ci sono sempre servizi segreti, in ogni cosa. E che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a dire che Gheddafi stava sparando sulla popolazione, ci hanno mostrato delle fosse comuni, che fosse comuni non erano, erano dei singoli cimiteri che stavano là da sempre, questo l'abbiamo preso dopo. Ormai la frittata era fatta, ormai le forze dell'asse si erano già mosse in una sola notte. Ed è orrendo, perché basti pensare che accade così in fretta, perché quel giorno Gheddafi si sarebbe ripetuto lì subito, c'era il centro da questo punto di vista. Quindi il mezzo della propaganda è benizio, cominciamo a tempestarci di informazioni sbagliate, così che il popolo fosse
a favore dell'intervento. A un certo punto, in un giro di un'ora, abbiamo visto le forze dell'asse partite. Se fosse passata quella giornata, si sarebbe ripreso la linea. Quindi la globalizzazione funziona così. Hanno globalizzato le nazioni, hanno unificato le nazioni, poi hanno unito i continenti, abbiamo l'Unione Europea, l'America, l'Unione Cinese, l'Unione Africana, ora vogliono globalizzare il tutto. È un processo che avviene molto lentamente, anche se ha subito una forte spinta fin dagli anni 90, perché le forze globalizzanti erano un attimo più fanatiche forse dei loro predecessori, hanno preferito di fare cose non alla loro altezza, ma però una cosa è certa. Dire che l'Europa ha fallito, sta fallendo, è sbagliato, perché il fallimento presuppone la volontà di riuscire in qualcosa. L'Europa nasce per fallire. Nasce per fallire perché? Perché anche questa è una domanda che ci pongono più spesso, no? Perché nasce per fallire? Perché se tutti quanti stiamo bene, se la benzina la paghiamo bene, se guadagniamo il giusto e stiamo bene, possiamo comprarci una casa, noi non vorremmo mai cambiare nulla. La paura invece ci spinge a cambiare. Se ci spaventa, allora siamo disposti ad accettare cambiamenti che in condizioni normali accetteremo mai. E l'11 settembre è un grande esempio di questi cambiamenti. Che cosa hanno accettato gli americani dopo l'11 settembre? Questo attentato fatto da un Montanaro, insomma, si dice sia andato lì a far fuori, a portare avanti il più grande attentato della storia umana. Cosa è successo dopo il giorno? Punto primo, gli americani hanno accettato il Patriot Act che in condizioni normali di benessere non avrebbero mai accettato un pacchetto legge che prevede che possa venire a casa tua senza preavviso, senza un mandato, prenderti, prelevarti, portarti in questura, tenerti là per giorni. Tu non hai diritto ad avere un avvocato, tu non hai diritto a sapere manco perché sei qui. Tu stai qui perché sei ipoteticamente, teoricamente un terrorista. Punto. La guerra al terrorismo è una macchina affidata perché come fai a dire quando finisce una guerra al terrore? Se tu combatti un esercito, sai che l'esercito è lì, c'è una location, c'è un gruppo di gente che puoi combattere, come fai a dire quando finisce questa guerra? Nasceranno nuove cellule dappertutto e saranno lì, insomma. E questa guerra non finirà mai. Con la guerra al terrore abbiamo avuto anche le varie invasioni. In Iraq, per esempio, hanno detto che c'erano armi di distruzione di massa. In realtà ciò che stava accadendo era che l'Iraq voleva vendere petrolio anche alla Eurozona, quindi rompendo i vecchi patti dopo gli accordi di Bretton Woods, e questo non era possibile. Hanno praticamente invaso l'Iraq, hanno occupato militarmente, hanno svenduto le maggiori aziende, dopodiché nessuno gli ha detto niente, nessuno ha chiesto l'impeachment per Bush. Per Clinton hanno chiesto l'impeachment per un... lo posso dire? Lasciamo stare, meglio di no, non so chi ci guarderà, per un atto sessuale, ok, che è la cosa più umana che ci sia. Quell'uomo ha assassinato centinaia e centinaia di migliaia di persone e ancora lui libero. Poi hanno detto che in Afghanistan c'erano i cattivi terroristi, stessa classe, stesse tematiche di sempre. Vanno lì e non trovano i terroristi, insomma, ormai l'Afghanistan è roba loro. Però tra queste nazioni c'è un problema serio, che l'Iran, che oggi assistiamo alla manipolazione sull'Iran, l'Iran non è come l'Afghanistan, l'Iran non è come la Libia o come l'Iraq. L'Iran è il primo produttore al mondo di petrolio. L'Iran è alleato con i cinesi, con i russi, quindi nel momento in cui l'Iran verrà attaccato ci troveremo su uno scenario indubbiamente di terza guerra mondiale. Questo è un dato di fatto, non bisogna essere analisti o chissà chi per capire questa realtà. Ora, perché siamo spaventati da questo punto di vista? Perché conosciamo i funzionamenti della macchina della propaganda. Quindi quando vediamo che per esempio cominciano a dirci che l'Iran rappresenta una minaccia verso il mondo perché sta fabbricando armi nucleari, e quel teocrate di Ahmadinejad sta dicendo che invece loro producono energia con il nucleare, sappiamo che stanno creando l'atmosfera per attaccare. Israele e l'America sono pronti per attaccare l'Iran. E l'Iran è un grosso problema perché, come dicevo prima, hanno sparato un paio di missili
dalla prova di difesa bellica qualche mese fa, era una prova nelle proprie acque territoriali, hanno fatto una prova, la sparata dei missili. Io non sono a favore dei missili delle guerre, però insomma è un fatto, è un dato di fatto che in tutto il mondo ogni difesa sia armata e che si debba provare con gli armamenti. Il giorno dopo le più grandi testate giornalistiche mondiali parlavano di questa storia dell'Iran che insomma sta minacciando il mondo occidentale sparando questi missili. Quindi l'America, che possiede armi nucleari dappertutto, compresa l'Italia, fa il cavolo che le pare e porta alle sue portaerei dappertutto, l'Iran che spara due petardi in casa sua diventa il nemico pubblico numero uno. Ogni qualcosa trasforma qualcuno nel nemico pubblico numero uno, mi confesso che ho paura. Perché funziona così? Oppure nel senso che conosco gli scopi, so quello che vogliono fare, perché hanno sempre fatto così. Quindi il problema in realtà sono i cartelli in generale, perché abbiamo questi cartelli che ormai dominano le finanze, dominano il mondo, la globalizzazione sta funzionando tra questi cartelli, abbiamo il cartello religioso, abbiamo il cartello bancario, il cartello militare, il cartello farmaceutico, il cartello dei superalcolici, del tabacco, tutti estremamente connessi tra loro. Anche se apparentemente non lo si capisce bene, ma i cartelli sono sempre e comunque connessi. Guardiamo per esempio il banchiere Rockefeller, proprietario di banche, proprietario di industrie petrolifere, una delle sette sorelle, proprietario di case farmaceutiche, come la Bayer. Ecco, torniamo al discorso della stessa gente, con nomi differenti. Chi è la Bayer? La Bayer è una costola dell'allora IG Farben, che finanziò il nazismo di Hitler, che produsse lo Zyklon B, il gas con cui venivano assassinati gli ebrei lager. Si era ormai sporcata la faccia, quindi fu tolta di mezzo e nasce la Bayer, che poi il cui farmaco principale, il più venduto, è l'eroina. Quindi abbiamo a che fare con gente così, gente molto pericolosa. Per farvi capire come funziona la meccanica del cambiare il volto, guardate, abbiamo gli agnelli, a momenti ce li dimentichiamo, forse neanche esistono più. Perché? Perché oggi ci sono gli Eccan, tra 30 anni i nostri figli manco si ricorderanno degli agnelli. Quindi la stessa gente continua il lavoro, lo porta avanti anno dopo anno, sempre sotto mentite esposte. Se vai a fare un'analisi che ho fatta delle origini degli agnelli, sono sette famiglie di banchieri differenti, c'è differenza. Come è possibile che si incrocino sempre tra di loro? E allora, no? Qua ognuno lavora, non penso che ognuno si sposa sempre con il figlio del collega che allora, questo è molto non fa da questo punto di vista. Un altro cartello che è molto connesso è il Vaticano, con il cartello bancario, attraverso il mio istituto per le opere religiose. Che pensate che in Vaticano ci siano le guardie svizzere, pensate che siano dei Rambo, Terminator, sono 100 uomini normali, la cui presenza ha una valenza simbolica, perché semplicemente la Svizzera è l'emblema del cartello bancario, la Svizzera è la mamma delle banche, quindi la mamma manda il suo piccolo esercito di soldatini a proteggere il tesoretto dell'Unione. Questo è quello che avviene, funziona così. I principali cartelli conosciamo, il gruppo Bilderberg, finalmente è uscito a gara il gruppo Bilderberg, prima era la nostra paranoia, oggi ne parlano tutti. Prima eravamo i visionari, oggi sono tutti visionari, questo è un bene, perché se lo siamo tutti, allora non lo è nessuno. Quindi da questo punto di vista è una cosa buona. E come funzionano questi cartelli? Chi è? Per esempio la commissione Mario Monti, membro del gruppo direttivo del gruppo Bilderberg, presidente europeo della Commissione Trilaterale, perché la Commissione Trilaterale nasce in segno di accordo tra l'America settentrionale, l'Europa e il Giappone. Ricordiamo che il sistema giapponese è a metà fra quello inglese e quello tedesco. Quello inglese è per quello che concede la monarchia, quello tedesco per quanto riguarda la parte parlamentare. E perché nasce la Commissione? Per portare avanti il verbo che oggi va di moda, il verbo che oggi detta le leggi del mondo, il liberismo, la cultura del liberismo, lo scambio, la trattura dei mercati, il libero scambio. Il liberismo è un crimine contro l'umanità,
lo stiamo pagando a caro prezzo, ce ne stiamo accorgendo, ma forse non lo abbiamo capito ancora bene. Il liberismo è un crimine e l'unico modo per cancellare il debito è applicare uno strumento giuridico di cui poi pagherà Salvatore direttamente. Quindi operano così, perché nasce la commissione, per portare avanti questo verbo, ma nasce anche per sostituire il Council on Foreign Relations, CFR, perché il CFR purtroppo appoggiò la guerra in Vietnam e quindi si era sporcato troppo la faccia. Quindi la solita pulizia, facciamo le pulizie, portiamo avanti il programma sotto mentite scorte. Funziona così. E la nostra RIA ha un ruolo chiave in questa cosa, ovviamente, come in tutte le cose. I regolatori, il loro rituale, le loro squadre con passo, martelli, con a Napoli, abbiamo un mastro celebre qua, giusto? Che è prodotto. Ah, abbiamo anche uno con la Io dico di quelli che potremmo considerare buoni, un massone buono. Sì. Che cosa ha scritto Totò? Una poesia importante, chi la conosce, no? Chi non conosce l'altro? La Livella. Perché la Livella? Perché la Livella? Perché è un massone, no? La Livella e il massone di è un simbolo che indica l'uguaglianza tra gli uomini. Della poesia di Totò si indica appunto l'uguaglianza, innanzi alla morte, tra un bambino e un nobiluno, insomma. Anche a fare la cosa ci mette il magistrato, un primo magistrato, un grande uomo. Si facevano tutti. Le stesse banche nascono attraverso queste società segrete, perché prima sempre il bancario, che noi conosciamo, sono templari. Ci sono templari. Lasciamo stare le cavolate da Dan Brown, insomma, Maddalena e Grau. I Templari sono un ordine monastico cavalleresco che nasce nel 1118 per salvaguardare l'incolumità dei pellegrini in Terra Santa, perché la Terra Santa dopo le crociate fu conquistata, quindi... Però anche qui poi c'è da fare un po' di revisionismo, perché vuoi dire che 9 cavalieri insomma stessero lì a proteggere tutti quei pellegrini da tutti quei banditi musulmani? Io faccio un attimo fatica a credere a questa cosa, però ci viene così. Sbaglio? Come guardi Svizzera? Abbiamo super i briganti contro i briganti musulmani. Ci vuole dire qua là, comunque stiamo imparando a conoscere anche loro. Praticamente questo ordine rispetta tre voti: obbedienza, povertà, castità. Il voto di povertà è bellissimo perché la Bibbia non ci tira a specificare questo fatto. Infatti Gesù disse difficilmente un ricco salirà nel regno dei cieli, perché se volete essere religiosi e il posto è partito, lo devo fare. Quindi depositate in vostra vita al Vaticano, che saprà come destinarvi altrove, e il paradiso, un certo modo. E quindi i templari cominciano ad acquisire molte ricchezze, nascono molti simpatizzanti verso quest'ordine, per cui succede che terre, territori, cominciano a diventare degli autentici finanziatori di guerra, per le monarchie. Quello che accade anche, e quel che concerne il sistema bancario così come oggi lo conosciamo e lo identifichiamo, i templari costruiscono le vere e proprie banche lungo il tragitto verso la Terra Santa affinché il pellegrino possa depositare i propri averi, ottenere una ricevuta e man mano che va avanti, insomma, la banca. Oggi naturalmente i templari esistono ancora, infatti c'è anche il grado di massoneria, che è il grado di cavaliere templare. Oggi naturalmente non vanno più in giro a cavallo o con le corazze o con le spade, oggi vanno in giro con le Porsche, giacca e cravatta, impugnano le 24 ore, va bene così. Esistono, ci sono ancora, infatti c'è il loro sito, a Londra c'è la sede, insomma ci sono, esistono. Quindi abbiamo il primo esempio di cartello bancario, così come oggi lo conosciamo. Però non voglio già fermarmi qui perché poi sarà Salvatore a toccare meglio questo tipo di tematica. Adesso, essendo insomma a Napoli, vorrei toccare anche un argomento che difficilmente nel mondo del complottismo viene. Garibaldi, parlaci di Garibaldi. Ora una domanda. Secondo voi Garibaldi è un eroe? Garibaldi è un mercenario. C'è una domanda che so. È un mercenario. A servizio dei Savoia. Garibaldi. Vi faccio un regalo se mi portate una foto di Garibaldi con le orecchie, per esempio. Le orecchie mozzate che erano lato di cavallo. Che regalo fai? Quello che vuoi. Tanto non la porterai mai, perché
macchinata da Ribaldi in America Latina, gli furono mozzate le orecchie perché era urlato di cavalli. E cosa accadde in realtà? Successe che l'Italia era così divisa, regno del Cile, quindi, e poi i Savoia dall'altra parte, con Camillo Benso, conte di Capoli, che aveva interessi propri verso la banca degli stanzati, di cui, che divenne un'autentica tesoreria di Stato. Questa banca, praticamente, fece, non aveva una moneta come quella del Regno Borbonico, aveva semplicemente una carta moneta, senza alcun valore, come quella che abbiamo oggi, uguale, stessa storia. Invece, nel Regno delle Sicilie, c'era una moneta metallica, argento, oro, e c'era tale, un bottino a cui ammirano tutti. Così Rothschild finanziarono questa operazione, diedero soldi a Camillo Benso, conte di Cavour, per finanziare la spedizione dei Mille, insieme a Garibaldi, Mazzini, stranamente tutti i massoni, perché fondamentalmente la massoneria è il collante dell'Unità d'Italia, addirittura Mazzini che aveva una corrispondenza con Albert Pike, il più grande sovrano della massoneria, mediatore del rito scozzese attivo ed accettato. Nel suo libro Morals and Dogma lo spiega benissimo, insomma, quindi la massoneria è il collante. Per cui che cosa accadde? Accadde che 1000 uomini sarebbero sbarcati, avrebbero 1000 straccioni, va detto, altre quante svizzere, ma non è una battuta di ragione, racconto un punto di cimento, Africa e Nero, che sbarcano qui, 1000 straccioni, 1000 ladri, quello che erano, e avrebbero sgominato un esercito di 72.000 unità, ben addestrato, ben equipaggiato, quale era l'esercito Borbonico. Si può sentire questa storia? Francamente parola, con tutta la buona volontà, ho capito che siamo stati indottrinati fin da bambini a leggere libri di scuola, a comprendere, però non si può sentire proprio in piedi, no? Quindi che succede? Succede che in realtà hanno corrotto gli atti grandi dell'esercito Borbonico. Infatti molti di questi generali furono poi condannati per alto tradimento alla corona. Il clero. E quindi che cosa accade? Accade che praticamente il sud viene in basso, depredato, devastato, donne sbrate, vecchi, bambini, tutti assassinati. Strage di Bronte. Le alternative erano due, o emigranti, o morire, oppure brigantani. Che cosa vuol dire brigantaggio? Chi è il brigante? Attenzione, perché un conto è il brigante bandito, come lo vediamo oggi, e un conto è il brigante che allora che sposa e abbraccia la causa del popolo, che è differente. Qui i briganti sposarono quella causa e divennero il mezzo per la propaganda, come sempre, quindi divennero i cattivi briganti. Poi fecero a devastare questa gente, cominciarono a dire, attraverso un medico che si chiamava Cesare Lombroso, lui diceva che era in grado di riconoscere i briganti, perché noi forse ignorate che siamo stati il primo esempio di razza inferiore, ancora prima degli ebrei, e quindi il brigante, lui guardava la fossetta occipitale e sapeva riconoscere un brigante da una brava persona, però stranamente erano tutti briganti e tutti venivano sistematicamente ammazzati. Questo è quello che è successo in realtà qui dalle nostre parti del sud. Non c'è stata unità, noi siamo stati colonizzati. Un processo di colonizzazione che si è protratto poi fino a Libia, Eritrea, eccetera. Lo dimostriamo semplicemente oggi, vedendo per esempio chi controlla il sud. Chi controlla il sud? C'è qualche azienda del sud che controlla il sud? No. Tutte aziende del nord, ma badate, non ce l'ho col popolo del nord, io parlo di una classe dirigente che ci ha colonizzato, che è differente. Che fine fanno sistematicamente i fondi FAS, quelli per il meridione? Gli amici del nord vengono qui, gli amici degli amici chiaramente aprono su pulsato, si fanno arrivare i fondi e se li portano al nord e li arrestano a volte, anche per fortuna a volte capita che fanno qualche indagine. Chi sono gli unici stupidi in tutta Europa a pagare una tangenziale? Noi non siamo gli unici a pagare una tangenziale, perché tecnicamente la tangenziale è un'autostrada. Di chi è la questa tangenziale? Gruppo Benetton di Felice. Chi paga il caro assicurazione più alto di tanto? Noi, perché? Perché siamo geneticamente predisposti al crimine, perché è così che ci dicono. Quindi
paghiamo tanto, ma in realtà non ci è dovuto, perché se andiamo a fare i punti reali, al nord truffano molto più le assicurazioni che noi. Quindi viviamo anni strani, anni strani. Questo va capito, anche perché queste meccaniche vanno avanti da sempre, fondamentalmente, non si sono mai fermate. Quello che non tengo erano indiretti, oggi, sulle terroristi. Quindi attenzione alla faccenda iraniana, perché è quella che più ci prende, perché quello sarà il palcoscenico per la terza guerra mondiale. È inevitabile, è inevitabile. Quindi quando i media, cercate di informare le persone, quando i media identificano nell'Iran il nemico alla sicurezza nazionale, ricordiamo a questa gente che Israele ha occupato il territorio, ricordiamo a questa gente che Israele ha fatto carne da facendo, come diceva Napoli, okay? E ripeto per correttezza, non ce l'ho con l'israeliano, ma con la classe dirigente di Israele che sta portando avanti queste porcate. Io concluso. Volevo farti una domanda, per quale banchiere lavorava quel tale Camillo di Cavour? Camillo Benso Conte di Cavour? Per Rothschild ovviamente. I Rothschild, l'ho già detto, i Rothschild hanno finanziato l'intera faccenda. Ma questo ormai è un dato di fatto. La storia del Sud è stata sepolta. Oggi addirittura ci piazzano statue dappertutto, questo Garibaldi grande eroe. Non c'è una piazza italiana che non. Sì, la, che non abbia questo, questo mito, piazza centrale di solito. Io francamente non ci sto a crescere i miei figli sapendo che magari dovranno apprendere a scuola che Garibaldi è il loro eroe, cioè il loro assassino principale dovrebbe diventare il loro eroe. Non va bene. Un'altra storia importante da raccontare è questa, ma ci parlano sempre di questa storia, i leghisti, ok? Mi rivolgo direttamente ai leghisti, dicono che noi evadiamo le tasse. Ma scusate, ma com'è possibile che noi, gente del sud, che non ci abbiamo aziende, non ci abbiamo nulla, non abbiamo niente, il nostro commercio si fonda sul piccolo operaietto, sul salumiere, che cosa possiamo mai evadere noi a fronte delle loro grandi aziende, delle loro banche? Ma dei servizi della finanza, dei mercatini. Ma stiamo scherzando, evasione di chi? Che cosa starei evadendo io a fronte di quello che è? Caccia la polizia quando sono arrestati gli spacciatori, perché non fanno che ci hanno fatto cordone vicino agli ambulanti per cacciare i finanzieri? Ma siamo ridicoli, ma dicevo la laurea per capire che l'evasione fiscale non viene agli ambulanti. Oggi siamo esattamente ridicoli. E che schifezza, siamo capaci di difendere gli spacciatori a Scampia, cacciamo i poliziotti e in questo caso non prendiamo a calci con la finanza. Scusate, oggi si chiama anche un'altra manipolazione. Che oggi il romano deve stare attento, il popolo di Roma deve stare attento, perché oggi, non so se avete notato, l'attenzione mediatica è concentrata su Roma. Vediamo morti che avvengono a Roma, sì. A Roma non è cambiato, attenzione, è la propaganda che cambia. Quando la propaganda cambia c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa sta succedendo verso Roma. Ora dobbiamo capire che cosa. Fatto sta che da circa 7 mesi Roma è all'epicentro della cronaca. Prima non si sentiva mai. Prima se succedeva un morto era spontaneo, è andato, punto, basta. No, non è andato, non lo accetto, deve essere andato. E il centro delle polizie, no? Quindi bisogna vedere anche un po' le meccaniche che stanno avvenendo a Roma. Perché la distruzione della religione cattolica, prima cosa stanno smantellando, perché non è attraverso la politica che crea il nuovo ordine mondiale, principalmente per il grande evoluzione del pianeta è attraverso le religioni. Certo. Quindi adesso si sta demonizzando la religione cattolica. Lisci, papà che si deve ritirare. La religione deve per forza demonizzare, per esempio, diciamo così. Attualmente abbiamo le tre principali religioni mondiali, va bene? Quindi abbiamo l'Israele, che è il culto di Saturno, abbiamo il cristianesimo, che è il culto solare, abbiamo l'Islam, che è il culto della Luna. Dobbiamo fare una religione mondiale, quella che è ciò che vogliono fare. Dobbiamo distruggere quel che c'è e poi cavare fuori una unica religione. Ma hanno fatto i cristiani con i pagani. Esatto. Sempre. Sempre ci vuole il Messia, senza un Messia che non vuole.
e stanno per uscire i primi libri con le prove storiche della non esistenza di Cristo, della non esistenza degli apostoli. I libri con le prove storiche della non esistenza di Cristo, di Gesù e degli apostoli. E badate bene, sono prove vere, cioè non c'è nessuno storico contemporaneo a questi personaggi. C'è anche Cascioli. Cascioli ha fatto un lavoro simpatico, però Cascioli è stato l'iniziatore. Ha la rinuncia al suo amico Pre, ora si muove. Mi piace come tipo di Cristo, no, anche lo dice. Sì, sì, c'erano. La visione è che simile a quella di Cascioli, parlava della stessa famiglia fondamentalmente, che aveva scritto anche i Vangeli e tutto. Vabbè, insomma, noi è inutile che ripetiamo le cose che magari conosciamo tramite anche Zeitgeist, che dice cose esatte da un punto di vista, però dice anche un sacco di cavolate. Come, non vuoi il treno a 6.000 km all'ora tu? Ah, quello è il secondo, dici tu, quello dell'addendo, un minimo. No, figurati. Progetto vedere. Una cosa ogni progetto d'Italia regionale è il corso Cavour. Sì, sì. Ma io ho detto, parola per più, non adesso anche a Gaeta. Quando si va a Bari, la Banca d'Italia è in corso Cavour. Quando c'è una serie di Gaeta, ma lei siamo quindi la fortezza. Sì, sì, ed è accaduto. Poi, tutto il pezzo è scritto sotto la banca. Perché Corso Rocci era troppo sfacciato, no? Sì, funziona così. Va bene. Altro, o vogliamo passare a Salvatore perché siamo un pochino in ritardo sulla... Come se qualcuno vuole far aggiungere qualcosa. No, se siamo in ritardo, benissimo. Pensavo che fossimo non per Salvatore, non per altro. Va bene. Salvatore? Ah, grazie, non lo so, volevo dire.